perché i videogiochi sono il male assoluto? Perché lei qualcuno che è molto... l'ha deciso. Allora, perché qualcuno, i poteri forti hanno deciso che sono il male assoluto. I poteri forti hanno deciso che sono il male assoluto, no. Allora, innanzitutto, non è che se uno gioca a GTA 5, poi esce di casa e spara a tutti. Se uno spara a tutti... Ma come no? Lo dice il TG, Franz, non capisci? Vuol dire che qualcuno... No, se qualcuno spara a tutti in strada, vuol dire che c'è qualche problema in testa. Che altra ignoranza questa? La gente che ti dice, i videogiochi non ti insegnano un cazzo. Non hai mai giocato a videogioco? Qual è l'esperienza? Il senatore di 60 anni ti dice che i videogiochi non fanno male. Ma lascia stare questo, che non possono insegnare, va bene, ok... Vabbè, ma il fatto che un senatore, Andrea Cangini, lo nomino... Non ci vengono querele, grazie. È andato al telegiornale, non ho nulla contro, perché ognuno, ci tengo a dirlo subito, ognuno... Può fare quello che vuole. Può fare quello che vuole, ha tutto il diritto di dire quello che pensa, quello che crede. Però credo, e lo faccio anch'io, dico quello che penso, credo che dire che i videogiochi hanno lo stesso effetto della cocaina, non mi ricordo cosa ha detto, della droga, non lo so. Sì, no, della cocaina. Della cocaina, mi sembra abbastanza assurdo. Primo, o lui si è drogato e lo sa di prima esperienza. No, mi dissocio, Cristo Dio. Franz, poi mi arrivano diffide e querele, Cristo Dio, ti prego. Noi non abbiamo nulla contro il senatore. Noi non ve lo metto qua, scritto, non abbiamo nulla contro il senatore. Aspetta. Ma non ha detto che il senatore si è drogato. Domanda, punto di domanda. No, è una domanda molto retorica. Però chiaro, comunque chiaro, disinformazione, chiaro. Questo rimane un dato di fatto che sia stata disinformazione. Adesso, a parte gli scherzi, io mi soffermo su dire questo. Un senatore non può dire, una persona qualunque anche, non può dire che i videogiochi hanno lo stesso effetto della cocaina. Da dove ha preso questo dato, questo elemento? Secondo me, piuttosto che utilizzare le terminologie come disinformazione o cose così, bisogna però stare molto attenti per il semplice fatto che lo stesso Cangini ha scritto proprio un libro chiamato Coca Web, ma lui ha avuto a che fare con psicologi, con comunque degli esperti. Il problema principale non è tanto sul discorso di disinformazione, perché lui magari può dire delle cose che sono anche corrette e anche esatte. Diciamo che, secondo me, in un'argomentazione bisogna capire qual è la conclusione della tua argomentazione. Per esempio, la tesi della tua argomentazione dici che i videogiochi possono far male. Poi crei delle premesse che sono a favore della tua tesi e poi c'è una conclusione. Ma la conclusione della tua argomentazione deve essere o demonizzare il mezzo oppure responsabilizzare sul mezzo. Il problema principale di questi politicanti è che lui non è che vuole fare disinformazione, però magari quello che dice può anche essere giusto, solo che lo pone come se volesse demonizzare il mezzo. Lui magari dice che ci possono anche essere delle cose positive. Quindi dipende uno anche da come devi contare che è un po' la retorica generale. E la retorica generale di quelli che sono però, i telegiornali, devi vedere il contesto, è quella. È stato fatto palesemente con lo scopo di demonizzare i videogiochi, quel servizio. Ovviamente, ma anche perché il titolo Coca Web, per un libro... Molto retorico, molto impattante. Però una cosa che mi ha fatto veramente molto strano, e a parte che questo senatore non seguo molto politica, ma non lo conoscevo prima di questo servizio, come credo il 90-80% delle persone, e si è fatto pubblicità con appunto la TV. La cosa assurda è che lui ha pubblicizzato questo suo libro praticamente con questo servizio del telegiornale, perché ha proprio detto: ho fatto uscire questo mio libro Coca Web dove riporto dei dati eccetera eccetera eccetera, ma questo libro è stato sponsorizzato e pubblicizzato anche sui suoi social. Tu fai un libro che si chiama Coca Web e metti su Instagram questa cosa, è questo che io per esempio è diritto di stampa, non è che gli puoi ma dico, fai un libro che si chiama Coca Web dicendo è sbagliato stare troppo tempo sul web eccetera eccetera, e poi è tramite al web, all'internet, ai rumor, a tutte queste cose qua, al fatto che fai scalpore, e tramite a quello che ti fai conoscere. Ma là dipende tanto da quello che è stato l'uso che ha fatto, perché comunque è giusto che lui abbia sponsorizzato il tutto usando i social media. Il problema è proprio, non è tanto la coerenza che c'è stata in questo, perché non è questione di coerenza, perché secondo me il fatto in cui voleva andare a parare e che è stato in qualche modo trattato un po' male, cioè non è passato troppo, è il fatto di responsabilizzare su quello che è l'utilizzo dei videogiochi. E il problema è che il servizio, come è passato, come l'ha sponsorizzato anche tanta gente, come ne hanno parlato tante testate giornalistiche, è stata la classica retorica del boomer che dice che schifo i videogiochi, uccidono i bambini perché li lobotomizzano, perché poi vanno a fare le rapine, spacciano droga.
è stata un po' quella la retorica generale, che poi ti dico, potrebbe tranquillamente non essere il messaggio, come diceva Axel, che ha voluto far passare il senatore, però la critica va mossa a quello che è il sistema di divulgazione di queste notizie. Sono perché d'accordo. È quello. Per esempio, in questo stesso servizio TG c'era l'immagine quando si parlava di videogiochi che sono una perdita di tempo, eccetera, eccetera, e che sono come la cocaina, e che se uno gioca a GTA 5 esce di casa e spara a mezzo mondo. Però l'hanno detto mostrando anche delle immagini di alcuni videogiochi. Un bambino che gioca a Fortnite. Io, va bene, tra l'altro, sapete quanto ha fatturato Fortnite in questi anni? Troppo. Ha fatto 14 miliardi di dollari. Ma è un giochino e da quel poco ha fatto tanto. Questo, secondo me, rode a molte persone. E quindi dici che un pretesto per demonizzarli. Sì. E a qui mi collego un'altra cosa. Innanzitutto, no, scusate, prima volevo dire ancora un'altra. Ovvero, secondo me, i videogiochi creano una vera e propria dipendenza, perché non è neanche certificata, e soprattutto non sono paragonabili a qualsiasi effetto di droghe. No, assolutamente no. Detto ciò, credo fortemente che giocare 10, 12, 15, 18 ore al giorno faccia male. Come tutte le cose, bisogna avere una mediazione. Cioè, uno non è che può mangiare 20 ore al giorno, non può dormire 15 ore al giorno, non può giocare ai videogiochi 20 ore al giorno, perché è troppo. E poi c'è la moderazione. Vedi, per esempio, non so se te sai di questa notizia che è venuta fuori un paio di mesi fa, o se non poco prima, e di questa ragazza crudista, l'hanno spacciata come vegana, ma era crudista, che è morta. Ma è morta perché non beveva acqua. Quindi l'esagerazione c'è dappertutto, c'è la responsabilità. Ok, dici, ho una dieta vegana, una dieta crudista, che poi non era neanche vegana. Questa cosa, io questa notizia non la sapevo, io no. Praticamente c'è questa ragazza che ha iniziato il suo percorso come vegana, poi è diventata crudista, e poi crudista è gente che non mangia cibi cotti. Quindi solo frutta, legumi, ceci, tutte queste cose qua. Che già qua è molto discutibile come dieta, perché lasciamo stare. I vegani non mangiano la carne perché non vogliono uccidere gli animaletti, i vegani, poi dipende, c'è tanta gente che è vegana anche per disturbi alimentari, quindi non può a livello di assimilazione. C'è questa sta ragazza qua, ha deciso di diventare crudista, e negli ultimi mesi non beveva neanche acqua, si faceva solo i frullati di verdure o quello che era, ed è morta. E poi i giornali l'hanno spacciata come vegana morta, perché giustamente i giornali sono rincoglioniti, per forza andare contro quelli che sono i vegani, e quindi è morta. Quindi l'esagerazione c'è un po' in per tutto, la responsabilità di quella che è la persona. Cioè, fa bene mangiare la frutta, perfetto, fa bene mangiare i frullati, però non puoi vivere solo di frullati. Come? È giusto che una persona si sfoghi con i videogiochi, è giusto che una persona anche trovi un po' quello che è il livello educativo, comunque i videogiochi ti aiutano a livello, anche il lavoro, perché c'è tanta gente come Power che ci campa con sta roba, ci sono giocatori di alto livello, però c'è una moderazione che bisogna tenere in conto, perché comunque stai davanti a uno schermo. Tu hai detto di Power, per esempio, che vabbè, a parte a stimarlo, è una persona che campa i videogiochi come altri tanti content creator, ma ci sono altri tipi di videogiocatori che fanno quello di lavoro, ma non è che fanno le live su Twitch. Loro si svegliano la mattina, colazione, classico, e vanno a lavorare o nelle loro camerette, o vanno a lavorare chissà dove, perché fanno parte di determinati team, sono dei giocatori magari che competono su determinati giochi online, fanno dei tornei e vincono anche parate di soldi. Ce ne sono pochi e ti devi tutto allenare. Ora, che questo sia un lavoro o meno non lo so, questo è molto discutibile. Ma in realtà no, produci fatturato, hai una partita IVA, lavori. Posso dire una piccola cosa? Dimmi. Ma per esempio, ti chiedo a te, Franz, o magari content creator come Power, c'è un discorso delle competizioni, perché comunque ci sono anche delle gare, delle diciamo, cose simili. Allora, diciamo quando che... ti alleni a giocare un videogioco è diverso da quando magari giochi per ridere con gli amici. Esatto. Cioè, io credo che comunque una persona come Power, quando è su Call of Duty, metta il massimo della sua magari serietà. Allora, la cosa è questa: quello che ha Power, che hanno pochi, il saper giocare seriamente, certo. E questo si unisce al suo riuscire a fare intrattenimento. Una cosa che chi conosce il mondo ha Zano riesce a intrattenere, a giocare seriamente a un gioco di calcio, FIFA. Però per quelli che fanno veramente i videogiocatori seri, Power lo era, so che lo era, adesso non lo seguo molto, non lo so, ma ci sono le persone che si svegliano e stanno su quel videogioco lì. Power fa molto più intrattenimento in realtà. Poi sì, è un pro player, questo assolutamente, però le sue entrate non sono soltanto di videogiochi, sono anche molto di più da Twitch, perché fa delle live, o da YouTube, perché fa i video.
ci sono invece persone che si dedicano soltanto al giocare, al non parlare alla chat, al non divertirsi con gli amici, ma solo su se stessi, solo sul giocare e a fare tornei in giro. Poi dipende da anche quanto sia sostenibile a livello fisico e a livello mentale un lavoro del genere. Non Perché comunque è te stai facile. ore davanti al computer. E fa conto che io ci sto quasi tutto il giorno davanti al computer, comunque dovendo editare, dovendo far roba. Ed è già pesante. Figurati, una persona che A deve perdere star gli là a impulsi. giocare tutto il giorno, avere comunque dei riflessi, perché con certi Gli giochi devi impulsi avere dei molto riflessi, importanti, devi avere. sì. Esatto. Poi Non dipende è da videogioco. sostenibile. Sì, dipende poi da videogioco a videogioco. Boh, Ce ne quello sono sì. alcuni dove richiedono molta attenzione. Giochi del tipo League of Legends, magari giochi simili. Devi stare molto attento al quando cliccare il tasto, a farlo più veloce, eccetera, eccetera, eccetera. Non è molto la visione del lavoro di una volta, no? La classica frase che possono dire i boomer, quelli che sono considerati boomer di oggi. Perché uno dice: beh, il sogno della mia vita è mettermi al computer e lavorare. Però non hanno una vita, Provaci. cioè io, allora, quelli che lo fanno in maniera seria, che fanno questo, che sono appunto, fanno parte di determinate squadre, perché come ci sono i giocatori di calcio che fanno parte delle squadre, che si allenano, che fanno le partite, stessa cosa col videogioco, cioè sono quelli che fanno parte delle squadre di quel videogioco, che si allenano e poi vanno a fare i tornei. Ah, ecco, sta cosa dei soldi secondo me rode tanto il culo a quella che è la Sì, ma generazione dei boomer. ormai. È quello che dà fastidio ai Sì. telegiornali, perché già i telegiornali rompono i coglioni a quelli che sono i content creator, gli influencer, perché fanno concorrenza e perché dicono non fanno un cazzo, stanno là tutto il giorno. Figurati se una persona gioca ai videogiochi e guadagna migliaia di euro. Quanto può rodere il culo a una persona di Esatto, 60 anni che sta in fabbrica, Cristo? mi soffermo proprio su questa questione qui che hai appena sollevato. Quanto può rodere? Tanto, Emanuele. Dico subito una cosa. Allora, è successa una cosa a Trieste. In un centro commerciale, penso che lo possiamo dire, il Giulia, hanno aperto tempo fa una sala LAN, ovvero un posto dove le persone possono andare là e giocare ai videogiochi. Con una connessione della Madonna, con delle postazioni di guida assurde, che per chi ne mastica, ce n'erano due o tre, che sono quelle Telesios, non mi ricordo come si pronuncia, che usa Charles Leclerc per allenarsi a casa. Spoiler: Charles Leclerc è il pilota della Ferrari. Cioè, Dei coglioni. le postazioni di guida per giocare a Formula 1 sono quelle che ha Charles Leclerc in casa. Detto ciò, hanno speso molto vicino al milione, per quello che ho visto io, se non più, perché solo quel simulatore di guida io non so cosa costi, ma tanto. Cioè, si parla di centinaia su centinaia di migliaia di euro. Tutto ciò adesso non c'è più. Ma secondo te perché hanno chiuso una sala DAN che costa milioni di euro? Perché? Io so il motivo. L'agenzia dogane Monopoli ha messo proprio 2 giorni dopo, perché sta sala l'hanno fatto scalpore, il giorno dopo ha messo sotto sequestro la maggior parte delle sale LAN italiane. Perché un imprenditore di sale videogiochi, quelle per capirci passate, dove vai lì col martello di picchiare la talpa, o quelle coi cabinati, ho detto no, io sono contro sta cosa, e non si è ben capito il tutto, io ho letto qualche articolo, ma da quel che so, appunto, poiché queste nuove sale possano far male, per la stessa cosa del senatore Cangini, sempre quei motivi là dei videogiochi che fanno male, è perché gli bloccava praticamente anche molti traffici di denaro, perché comunque metti un qualcosa di nuovo e le persone vanno a quello. Cioè, se un ragazzo deve scegliere se giocare a Fortnite in compagnia o giocare a picchia la talpa, fidatevi che non sceglie picchia la talpa. E quindi sto qua, ha fatto chiudere le sale là. Quindi per Una capriccio roba. personale, dice. Sì, esatto. Greve, sì. Dicevi prima quanto tipo ti può rodere quella cosa lì. Tanto. Purtroppo, Si arriva a sto punto. forse le persone non si sono ancora rese conto che c'è una sorta di cambiamento. Io non sono contro le sale picchia alla talpa, come le chiamo io, No, no. però sono bellissime, sono state divertenti. Però Sì, perché ma. bloccare anche quelle altre? Io ripeto, ragazzi, sono entrato in quella sala e ho visto veramente un mio sogno, ho visto una roba pazzesca. Perché Ma il problema, perché distruggere quella che è una potenziale socialità, chiuderle? quello che è un Proprio non potenziale lo punto so. di ritrovo di E tanti il giovani video. solo per pretesto personale? Cioè, è una roba pazzesca, perché da prima si giocava con. Io gioco con i miei amici, gioco a casa mia, ho la PlayStation, c'ho il mio monitor, gioco con i miei amici, ci colleghiamo e giochiamo. Ma la roba che potevi andare là, pagando anche poco, perché dipende quanto giochi, poi paghi. Magari una persona non riesce a sostenere la spesa di monitor, una connessione potente, una Sì. console o un computer da gaming, non riesce a sostenere quei 1000 euro che ti partono o anche di più. E allora dice, cazzo.
Vado là, mi faccio le mie 3 orette pomeridiane, pago i miei tot euro, 10 euro, vado là ogni tanto e gioco comunque. Gioco quello che a casa non potrei, perché magari non ha lo spazio, non ha la Sì, connessione, non non ha la disponibilità ha una economica. scheda grafica proprio anche. Sì, ma per X motivo va là e gioca. E non solo incontra persone, fa socialità, giocando ai videogiochi, gioca ai videogiochi, incontra amici, gioca con e contro i suoi amici, si diverte. Tutto ciò, niente, bloccato. E la roba assurda è, poi io non so adesso i movimenti economici di quel centro commerciale, ma io non È so, morto. a parte quello, ma non so chi abbia sponsorizzato la spesa di quella sala LAN, e soprattutto è stato un investimento bellissimo, perché poi potevano pure guadagnarci tanto, ma io non so quanti milioni hanno perso più di 1 milione di euro, credo io, tra Vabbè. affitto e attrezzature Sì, comprare lo e spazio e tutto, assicurazioni, ma tutto quello che sia, non so come funzioni neanche, però fidatevi, hanno perso tantissimo, ma era tutto bello lì, dal pavimento al muro a tutto. Io, tra l'altro, c'è un video di uno youtuber che si chiama Super Gashbel, non so chi lo conosca, io lo seguivo ancora tempi fa, non mi piaceva conosco. molto, dove ha fatto il video proprio vi presente, le hanno chiuse in tutta Italia, una roba simile, adesso non mi ricordo come si chiama, dove lui appunto andava a dire la sua e poi a mostrare quella che il giorno prima, che era legale andarci, era la sala LAN. Tra l'altro ci sono anch'io in quel video, dove provo un simulatore di guida, e piccola cosa così personale. Visto che non ho la cam, chi vuole vedermi può Se andare lo lì. troviamo lo metto qua sopra. Ok, grazie. No, appunto, così si può, così si riesce a vedere, così anche le persone a casa possono vedere cosa sia, che potenziale aveva quella sala LAN. Quello che a me fa imbestialire è che chiudi le sale LAN, fai un torto magari alle persone giovani, però le sale slot, E VLT, sono dove li fanno aperte, mettere, cioè ci rendiamo conto. quelle lì sono aperte. Cristo Dio. Io torno a dire, tienile aperte, va bene, non sono contro, tienile aperte, non è un problema per me, non è che io sono contro. Sì, Sì, cioè, ok, per non lo farei carità. mai, non lo farei Però, mai. diciamo, chiudi quello che è un potenziale centro di intrattenimento come potrebbe essere una sala LAN e mi tieni aperte le slot machine. Cioè, mi Questo mi fa incentivi gioco incazzare. d'azzardo. È Ecco, greve. fare queste mosse e anche questo concorre all'incentivare il gioco d'azzardo, per quanto mi riguarda. Il gioco d'azzardo sui giovani, magari sempre maggiorenni, può Però è incentivare anche comunque gioco questo. d'azzardo. È comunque gioco d'azzardo. Ma quello che dico è, tienilo aperto, a me non dà fastidio. Tieni aperte le sale picchia la talpa, a me non dà problema. Ma perché devi chiudere e privare quella che era un'opportunità? Anche perché io, ok, l'imprenditore picchia la talpa, ma l'imprenditore se la lancia. Che cazzo ha detto? Cioè, quanto ci ha perso? Io questo mi chiedo. No, ma infatti se vedi quello che è stato il fenomeno mediatico che si è sviluppato da quella cosa là e anche da altre, perché sono state chiuse anche altre sale LAN in giro, è Sì, stato in tutta enorme. Italia. La gente si è incazzata Tutta come una Italia. bestia perché hanno chiuso le sale LAN. E ti credo. Hanno sequestrato proprio i Ma computer. sì, ho visto, ma Hanno perché la gente perde sequestrato anche lavoro, tutto. Cristo Dio. Hanno messo i sigilli. Tra l'altro, bravo, non mi hai fatto neanche pensare a questo. La gente La perde il gente ha perso pure lavoro. perso il lavoro, eh? Cioè, La che gente cazzo lavorava in queste fa? sale LAN. Erano magari baristi che erano in un bar, o erano alla manutenzione di queste macchine, cosa non facile, perché fai te la manutenzione di un simulatore di guida, mi coglioni. Hanno perso il lavoro, eh? La gente si è giustamente incazzata. Ma è servita qualcosa? Speriamo di sì. Cioè, io voglio sperare che in un futuro, non dico prossimo, prossimissimo, quindi più di 10 anni, 20 anni, la gente si renderà conto che non c'è da demonizzare i videogiochi. Però comunque i videogiochi insegnano anche. Perché ti dici, c'hanno quei due esempi che è Fortnite, che è GTA, che ti dicono cos'è sta roba incentiva alla violenza. Ma non ci sono solo quelli, c'è anche Super Mario, c'è Guarda, Zelda, Cristo Dio. non solo, ma c'è anche tra i videogiochi, soprattutto anche Bioshock, che è un videogioco che a me comunque ci ho giocato una volta, ma che comunque mi è piaciuto molto perché senza Bioshock non avrei conosciuto magari quelle che sono alcune dottrine filosofiche come l'oggettivismo e il pensiero della filosofa Ayn Rand. Vedi che i Quindi. videogiochi molte volte insegnano anche tanto. Io non voglio dire che ora per imparare tutto non bisogna andare a scuola, No, per basta carità. chiudersi a casa e guardare i videogiochi, questo no. Però i cenni storici che può darti un Assassin's Creed, o questo Bioshock che non conoscevo e ora mi sono incuriosito, possono dare tanto.
È chiaro che poi, come ho detto all'inizio, i giochi si dividono in diverse categorie. Sono giochi fatti così e sono i giochi magari un poco più... Sì, è vero, dipende dal target che hanno. Anche un poco più stupidi, che può essere Fortnite. Che poi, ripeto, ha fatto la storia dei videogiochi. È uno dei quelli più venduti, cioè che ha guadagnato di più. Il videogioco è un medium come il cinema. Come possiamo trovare il cinema di, per esempio, Hayao Miyazaki, il cinema comunque anche d'autore, il cinema indipendente, esistono anche i cinepanettoni, che sono appunto schifezze da tutti i punti di vista. Come ci sono dei videogiochi veramente importanti come Assassin's Creed, come anche Bioshock e via discorrendo, c'è anche Fortnite, che comunque nulla contro alle persone che hanno sviluppato Fortnite e nulla contro questo gioco, perché... per carità. Tiriamo via altre diffide e querele, non diciamo... No, però, ma ti ci pensi, Axel? Assassin's Creed, in America, c'è stato sto professore che l'ha usato per spiegare la geologia della Grecia. Oh, Assassin's Creed Odyssey, l'hanno usato perché è fatto così bene. Hanno usato Assassin's Creed Unity per ricostruire Notre Dame de Paris, Cristo Dio. So, ti io rendi conto? Entrambi i giochi che adoro, e tra l'altro Unity ci ho giocato, mi piace molto, sono giochi dove veramente hanno ricostruito parti storiche, ambientazioni di periodi storici, che può essere quello di Assassin's Creed Unity, la rivoluzione francese, in maniera perfettamente dettagliata. Oppure ho visto su TikTok che c'era una professoressa di storia, non mi ricordo, ma ha spiegato le costruzioni del passato tramite Minecraft. Cioè lei andava su Minecraft, registrava un video con la sua webcam, col microfono, tra l'altro neanche, mi permetto di dire, neanche giovanissima, che è una persona comunque che dici una professoressa, che andava in giro per questo mondo di Minecraft e mostrava, guardate, questo è l'acquedotto romano, quello lì è il Colosseo, questa qui è la Torre di Pisa, non so, non mi ricordo cosa, che costruzioni mostrava. Tra l'altro ho sentito, adesso non mi ricordo il nome, mi pare, no sì, non mi ricordo il nome, ma c'è un progetto che è partito ormai da più di 10 anni su questo gioco, che ha coinvolto tante persone, che hanno realizzato il mondo in scala. Ah, che bello, tipo Minimundus. Sì, quello lì. Oppure hanno realizzato un universo, tutto quanto loro, con dei pianeti. Cioè loro hanno messo su dei server dei pianeti, tu ci entri, ci vai ed è quel pianeta lì. Ma che figata. E sono cose pazzesche, ma sono costruzioni che richiedono... A parte, io ho visto, perché ero incuriosito, per entrare in un progetto, una cosa comunque bella grossa, di centinaia di persone, dove su un mondo costruivano il loro mondo, ma no, nulla di... Di che ha fatto una città la più grande di Minecraft, una roba simile, una roba enorme, e richiedevano persone per poter costruire, appunto. Per entrare a fare sta cosa dovevi avere una laurea in architettura. La maniera seria in cui hanno svolto il tutto è un qualcosa di pazzesco per quanto mi riguarda, e questo ci fa capire quanto i videogiochi non siano così tanto merda, ma anzi intrattengano le persone e siano un passatempo, perché come, non so, mi viene da dire, nel 700 scrivevi musica, suonavi, leggevi, scrivevi libri, fine, non avevi altri passatempi. Oggi abbiamo gli stessi passatempi di una volta, che sono diventati lavori, si sono aggiunti i passatempi dei videogiochi, e ad oggi i videogiochi, o gli streamer, gli youtuber e tutto ciò, o gli influencer e tutte queste cose qua, stanno diventando un lavoro. Le persone stanno facendo difficoltà a capire che una persona può lavorare giocando ai videogiochi, può lavorare facendo delle storie su Instagram. C'è questo passaggio qua, come c'è stato una volta, c'è questo passaggio per la televisione. Come è stato per la televisione? Esatto. Una volta la televisione, esatto, era vista come quella scatolina là che ti rincoglionisce il cervello. Quindi adesso vai a dire a Barbara D'Urso che la televisione è una scatolina che rincoglionisce ora, il cervello. Ora stessa cosa con i videogiochi. Più che altro metti insieme il binomio. Sto qua fa i videogiochi e guadagna migliaia di euro. E sto qua sta su internet, la gente muore, cioè si rincoglionisce il cervello, perché sono due cose che non gli vanno a genio. Quindi è proprio... Questa competizione che c'è adesso tra TV e videogiochi, la avevi prima su una parte di TV e l'altra parte di TV. I programmi che erano, esatto, i programmi che erano magari incentrati più sulla cultura e su queste cose qui, e quegli altri dove c'avevi Grande Fratello, dove facevano propaganda Berlusconi. Esatto. Quindi questo scontro tra stupidità e serietà c'è sempre stato. Ora invece c'è una nuova evoluzione sul fatto che anche il web sta diventando, non lo è tuttora purtroppo, perché ora i content creator vivono tramite le sponsor, non è che hanno una paga come ce l'hanno i presentatori TV, che hanno dei contratti, sono freelancer, delle paghe, esatto. Diciamo che però adesso piano piano si sta arrivando al dunque, che
anche il web e il mondo videogiochi e tutta quella schiera lì sta diventando un lavoro. Questo sta dando un fastidio a tutti, a quelli che fanno il lavoro, che vanno in miniera, no? Il classico lavoro. Se che ti spacchi la schiena è lavoro, se no non è lavoro. Il classico rumeno che fa il camionista e dorme 2 ore. Sta dando molto fastidio a molte persone, soprattutto alla concorrenza delle televisioni. E soprattutto, non solo a loro, perché le televisioni hanno la concorrenza sull'intrattenimento, ovvero il ragazzo che torna da scuola mi guarda Dragon Ball oppure mi guarda Lion. Al giorno d'oggi mi sa che ti guarda Lion. Ma questa competizione non c'è solo tra YouTube e web, ma, come dicevo prima, c'è tra la sala giochi Picchiara Talpa e la sala giochi LAN. Quindi sì, le competizioni sono sempre lì. Diciamo che il web ce l'ha con la TV e i videogiochi ce l'hanno con le ludoteche di una volta. Per alcuni ci stiamo evolvendo, per altri ci stiamo devolvendo. Comunque stiamo andando avanti, questo è un dato di fatto. Entra in una ludoteca ed entra in una sala LAN, vedi una differenza. Ora, io non so se voi guardate TV, io no, ci so che da bambino guardavo i cartoni e poi dopo... Io veramente non so la TV quante visualizzazioni, quanti ascoltatori abbia perso in questi ultimi anni, perché non è solo colpa di YouTube, ma molti ragazzi stanno su YouTube, sì, a volte mi capita di vedere la televisione, ma sì, ma il target è diverso, è quello. Il target è diverso, ma... Anche gli youtuber che fanno reaction a Il Collegio, facciamo finta. Il Collegio te lo guardi su RaiPlay, non lo guardi sulla TV in diretta come una volta, come i programmi di una volta. È tutto così. Oppure basta pensare allo scontro che c'è tra TV, i programmi normali, quelle cose lì, Rai 1, Rai 2, eccetera, eccetera, e poi c'hai Netflix, Prime Video, Disney Plus. È solo colpa di YouTube? No, perché se io devo vedere la TV, per me vedere la TV vuol dire accendere Disney Plus, accendere Netflix, oppure vedermi le partite di calcio, di basket, su altri servizi per sport. Quindi, quello che mi dico è solo colpa di YouTube e dei videogiochi? No, perché lo scontro tra applicazioni che possono essere queste qua, Sky, Netflix, eccetera, eccetera, e Rai, Mediaset, non c'è mai stato effettivamente questo scontro. Allora, se vuoi aggiungere qualcosa che andiamo in conclusione. Sì, allora, io voglio anche aggiungere che secondo me, da quella che è una mia osservazione, da quella che è una mia conclusione, noto che comunque la TV in un certo senso si è un po' ricreata. Cioè nel senso che ormai la TV comunque si è ricreata ad un target un po' più anziano. Alla fin fine la maggior parte dei programmi che noi vediamo sono tutti programmi che sono dai 50 anni in su. Non esiste mai un programma del tutto giovanile. Quindi credo che comunque la televisione in generale si è reinventata. E come succede sempre e spesso anche in quello che è il mercato, una persona si deve comunque sapersi reinventare, perché il mercato è sempre in continua evoluzione e ci sono sempre dei cambiamenti, quindi è logico che la gente che si lamenta di queste cose qui non si deve lamentare, perché è così che funziona il mercato. No, io ti dico che il progresso ci sta, a rinnovare le proprie trasmissioni ci sta, ma bisogna sempre trovare quel limite che è non demonizziamo i videogiochi, perché l'evoluzione di queste trasmissioni non deve essere prima volevo ammazzare la Mediaset, adesso voglio ammazzare lo youtuber, lo streamer che fa videogiochi. Perché sì, ok, c'è comunque da avere un minimo di responsabilità nell'uso di certi ausili o cose del genere, cioè serve la moderazione in tutto, però non è un pretesto per demonizzarli. Sì, no, quello che voglio sottolineare è che come ogni cosa bisogna sapersi moderare, bisogna avere delle misure. Tornando al riferimento che facevi prima di quella ragazza morta perché non ha bevuto l'acqua, cos'era? Bere acqua fa bene, ma... Bevete acqua, non troppo. Bevete acqua, tra l'altro, sì, mi raccomando, bevete acqua. Ma, per esempio, che succede se bevi 20 litri d'acqua? Muori. Che succede se mangi per 20 ore? Muori, però, mangiare se bene... mangi carne ogni giorno, tutta la settimana ti viene il cancro. Ecco, quindi bisogna mangiare la carne, bere l'acqua, giocare ai videogiochi, fare sport, il tutto... con la necessaria regolazione, con la necessaria modalità. Come dice un famoso detto, il troppo stroppia. Il troppo stroppia, bravo, esatto.